Benvenuti a tutti, Heavy Metal Webzine. Questa sera, inaspettatamente, almeno per me, non dovevo essere previsto, ma abbiamo una solita nostra diretta, intervista. Vi vado subito a presentare Vittorio, che si occuperà dell'intervista di questa serata, e il nostro ospite, che è Tommy Fuller, quindi parliamo di Skeletoon. Lascio la parola a Vittorio e buona serata intanto a tutti. Allora, ciao di nuovo a tutti e inizio subito con una domanda che è la base per ogni metallaro, ovvero Tommy, come tieni i tuoi capelli e quanto ci metti ogni volta a rifarteli? Come li tengo sotto il berretto, perché in questo momento sono terribili per andare in diretta, quindi ho fatto questa, li maschero così brutalmente. E quanto ci metto? Molto poco, perché sono in realtà uno che tratta molto male questo tipo di cose. E non me ne vogliate, però un po' alla caso, come, alla caso, perché non voglio essere volgare, però sì, molto male, scusate, infatti si vede, erano chiusi in una coda, sono... Però ciao a tutti comunque. Va bene, a parte le battute, direi che si può iniziare. Quindi la mia prima domanda è relativa ai vostri ultimi tre album, più che direttamente sull'ultimo, perché voi avete pubblicato ben tre album, quindi They Never Say Die nel 2019, Nemesis nel 2020 e appunto l'ultimo The 1.21 Gigawatts Club, che per me purtroppo è più simile a un cruciverba da dire Ma che è un titolo l'idea di era un quella, album. cioè dovevamo Ah, dargli un ok, nome allora abbiamo già intelligente. centrato. Dovevamo E dargli un quindi titolo volevo ancora più chiedere, difficile. come? Dovevamo dargli un titolo ancora più difficile in realtà. Si doveva chiamare The 121 Gigawatts Hyper Blast, però è stato bocciato perché era diventato veramente troppo difficile. Quindi volevo chiederti, avete un segreto per essere così prolifici e riuscire anche a pubblicare con così tanta qualità, oltre che quantità? Innanzitutto grazie, cioè questa cosa mi rende molto molto fiero. E, boh, no, nel senso che cerchiamo di fare uscire i dischi nel momento in cui riteniamo che i brani siano abbastanza belli, cioè li sentiamo nostri in quel senso. Abbiamo avuto la fortuna che negli ultimi appunto 5 anni, perché alla fine sono stati più o meno un album, un disco all'anno per 5 anni, abbiamo sempre avuto, ecco, la fortuna di avere brani che ci piacevano, che ci convincevano, e questo ha fatto sì che non avessimo avuto nessun tipo di remora a pubblicarli. Devo dire che gli ultimi tre sono qualitativamente superiori, ma perché dagli ultimi tre album in poi abbiamo avuto anche l'appoggio di Domination Studio e di Simone Mularoni, che ha dato, ecco, manforte alla parte qualità audio. E sono diventati, insomma, molto molto carini. Noi siamo molto molto soddisfatti di questa cosa. Fate bene, direi, a mio personale giudizio. Ecco. Allora, anche per, visto che l'abbiamo citato, il titolo, The 1.21 Gigawatts Club, visto L'hai che è fatta, è grande. possibile, sì, a forza di dirlo, spero che nella prossima ora riuscirò almeno a centrare una certa velocità di discorso. E visto che magari non tutti quelli che sono all'ascolto sono fan del film, o perlomeno potrebbero anche non conoscerlo, vuoi farmi un po' così una spiegazione di cosa significa in realtà anche il titolo e, perché no, anche la copertina? Allora, il titolo è ovviamente una citazione a una delle frasi emblematiche del film, appunto Ritorno al futuro. La scarica di gigawatt necessaria ad attivare il flusso canalizzatore per la macchina del tempo di Doc. Noi per ogni album tendiamo ad avere un numerico di lettere che formano il titolo del disco specifico, perché stiamo sviluppando negli anni un enigma anche su questo. A noi piacciono molto gli easter eggs. E c'è un enigma dietro a tutti i titoli di ogni disco, che compongono tutti insieme un acronimo che svelerà l'ultimo disco degli Skeleton. Però al di là della citazione, il club era per rendere appunto un pochino più, la parola club serve a rendere un pochino più, un po' meno dissonante, ecco, il titolo, e renderlo più facile alla pronuncia. Come vedi, diventa volutamente un po' difficilotto, quindi chiamarlo con una classica analisi è sembrata una cosa un pochino più standard. E per la copertina invece è semplicemente il flusso canalizzatore stilizzato, la sto vedendo qui perché vedo che l'avete messa, formato sia dal fulmine
che dalle fiamme che lascia nel film la DeLorean nel momento in cui fa il suo salto nel tempo. E la copertina è stata disegnata da Stan Dekker, che è un artista francese veramente molto molto bravo, e si è occupato dei nostri ultimi quattro dischi, e mi sembra che abbia centrato il punto nel modo migliore possibile per rendere un disco emblematico senza cadere però nel plagio, ecco, perché eravamo un po' a rischio di questo tipo di cose, non potevamo fare troppe citazioni in questo senso, ecco. Certo, però comunque appunto ce n'è anche una molto carina, che è una delle frasi più belle secondo me del film, nell'angolo destra, Where they are going, they don't need roads, proprio Esatto. perché è una C'è delle una cosa, principali. c'è una storia buffa dietro a questo sottotitolo. In fase di produzione, io ho sempre voluto fortemente questa frase all'interno della copertina, nascosta o comunque più piccolina, in modo tale che ci fosse un riferimento anche tipo tagline, sai, quando ci sono le tagline nei film al cinema. È stato strano perché l'abbiamo dovuta cambiare di posizione e dimensione più volte perché avevamo paura che la gente pensasse che quello fosse il titolo. E allora l'abbiamo messa piccolina, semi nascosta da un lato, però sì, sono d'accordo con te, è una delle frasi più belle del film. Non sapevamo come toglierla, no, cioè non volevamo toglierla, e allora abbiamo deciso di metterla lo stesso. Siamo forse il Certo. primo disco con titolo e sottotitolo. È vero, può anche essere, in effetti. Non ci avevo fatto caso questo dettaglio. Allora, poi, sempre rimanendo in tema, perché naturalmente stasera il protagonista è l'ultimo vostro disco, ma volevo chiedere, visto che come anche il penultimo disco, quindi Nemesis, sono entrambi, diciamo, figli della pandemia. Quindi andiamo subito a toccare anche delle note un po' più gravi, diciamo, sempre per rimanere in ambito di cantanti e cantato. E quindi volevo chiederti un po' com'è andato il processo di scrittura e registrazione, se vuoi anche parlarci dello scorso Nemesis o solo di questo, e come poi in realtà la situazione di lockdown possa aver influenzato la scrittura, come la registrazione. Vabbè, sicuramente sì, nel senso che è stato un periodo difficile per tutti, e, più per questo che per Nemesis, perché Nemesis quando lo stavamo registrando, comunque lo stavamo componendo, ancora tutto questo, passami il termine, tutto sto casino, sto bordello non c'erano. Fortunatamente la fase di stesura dei brani in sé non dura mai tanto, dura un mesetto circa di grosso lavoro. È più tutto poi l'arrangiamento, le modifiche, perché io faccio 10.000 modifiche su ogni brano, soprattutto sulle linee vocali, perché come solitamente accade a chi fa finta di essere un figo, come faccio io immodestamente, me la tiro e faccio questa roba qua, è perché in realtà non, la prima persona di cui dubito sono io. E quindi devi capire che ci sono tipo almeno 5 gigabyte di versioni per ogni disco cambiate, perché non sono mai convinto di questa cosa. Ed è decisamente la parte più lunga, ecco. Per quanto riguarda Nemesis, abbiamo fatto il nostro ingresso in studio più o meno un anno prima rispetto a questo disco. Ma si trattava ancora del periodo inizio pandemia, ok? Cioè la prima volta c'è stato il grosso lockdown e quindi abbiamo subito e non subito, non c'erano alternative, quindi abbiamo fatto questo disco e poi siamo entrati in studio quando c'è stata una piccola apertura. Per quanto riguarda invece quest'album, la cosa più difficile è stata rendersi conto che stavamo quasi ricominciando lo stesso processo. E volevamo evitare fortemente quello che è successo con Nemesis, ovvero sia pagare la pandemia dal punto di vista live. Nemesis non ha avuto praticamente nessun tipo di supporto se non il release party, siamo stati fortunati a farlo lo scorso ottobre. Mentre quest'anno, con questo disco, pur essendo i presupposti molto simili, sembra che ci sia per adesso una mini apertura anche per l'inizio dell'anno. Quindi diciamo che questo disco dovrebbe avere un pochino più di appoggio live. Tornando all'aspetto negativo, è stato difficile, sì, convivere con questa chiusura forzata, però ci siamo detti alla fine non possiamo suonare, tanto vale scrivere dischi, no? E siamo andati abbastanza dritti, quindi non abbiamo avuto, abbiamo cercato di non pensare all'aspetto negativo e siamo andati abbastanza sciolti sulla scrittura. Certo, e appunto a proposito sempre di scrittura, i brani un po' come li componete? C'è qualcuno che ha, diciamo, il quid, arriva e dice oggi proviamo questo mio riff? O è più un processo di jam e poi quindi di composizione un po' collettiva, diciamo? Allora, solitamente, e
per solitamente intendo fino a Nemesis, la maggior parte dei brani era scritta da me, nel senso creavo il pezzo e poi lo proponevo ai ragazzi, dicevo questa è la mia idea, e 9 volte su 10 lo accettavano così com'era, senza proporre grandi cambiamenti se non qualche arrangiamento per le proprie parti. Questo disco invece, il disco su Ritorno al Futuro, ha avuto una genesi un po' diversa, perché ha visto da parte di ognuno dei membri della band almeno un pezzo proposto, e nel disco c'è almeno un pezzo di ognuno di noi, quindi ha avuto un approccio un po' più, come dire, variegato forse, e è una cosa molto bella, secondo me. Era ora che gli Skeleton componessero in coro, però ogni brano è stato proposto dal suo compositore, senza subire troppe modifiche da parte degli altri. Abbiamo proprio voluto dare l'aspetto di ognuno di noi al proprio brano, e ha fatto sì che venisse fuori una setlist abbastanza differente, sempre power metal, sempre scanzonata con quello che è il nostro più o meno stile, però con un approccio differente. Se tu ascolti per esempio Pleasure Paradise, che è uno dei miei pezzi preferiti del disco, è stata scritta interamente dal nostro chitarrista Fabrizio Taricco, con l'aiuto di Andrea, l'altro chitarrista Andrea Cappellari, però io l'ho sentito soltanto, di solito sono io che vidimo i pezzi, l'ho sentito soltanto finito, e quindi di mio c'è soltanto la linea vocale alla fine. Quindi mi piace molto questo disco, perché ha veramente qualcosa di ognuno di noi, ed è la prima volta per gli Skeleton. Ah, bene, bene, quindi molto interessante, diciamo, era una mia curiosità, oltre che magari appunto la curiosità di qualcun altro all'ascolto. E visto, tra l'altro, scusami se ti interrompo, ho visto passare tra i vari commenti, saluto tutti, e ho visto passare, c'è anche Fabrizio, appunto, Taricco, che è il nostro chitarrista, che è qui, che eccolo qua, che appare, salta fuori, quindi ciao Fabri. Ciao Fabri. Allora. Anche un altro commento di Michele Olmi, grande batterista. Grazie. Ciao Michi. Eccolo, allora, adesso c'è una fiumana di commenti. Grazie. Purtroppo non conosco personalmente, però accetto. Questo plurale mi soddisfa. Allora, volevo chiedere un po' relativamente invece proprio ai temi delle canzoni. I temi delle canzoni narrano naturalmente gli avvenimenti della trilogia, ma c'è stata, diciamo così, intanto se vuoi presentare anche alcuni dei pezzi secondo te più, diciamo, fondamentali all'interno del disco, anche se penso che comunque siano tutti molto importanti, essendo una storia, ma ce ne sono alcuni che narrano episodi secondo voi più importanti rispetto a episodi che avete scartato, quindi anche in sostanza se ci sono state canzoni che non sono state scelte. Allora, siamo stati fortunati, perché bene o male tutto quello che volevamo rappresentare, ogni scena, personaggio o riferimento che volevamo inserire nel disco, siamo riusciti a inserirlo. Mi dispiace solo per un pezzo che ha scritto Giacomo, il nostro bassista, che era un brano dedicato alla scena del treno nel terzo film, proprio specifica per la festa. Era tutto incentrato sulla colonna sonora di quella scena, e quindi con riferimento anche alla scena dove ci sono gli ZZ Top che suonano appunto nel terzo film, però non siamo, per motivi di tempo non siamo riusciti a inserirli nella versione definitiva del disco. È un pezzo già pronto, quindi prima o poi lo faremo uscire in un modo o nell'altro, in un disco o in un altro, adesso qualcosa ci inventeremo. È l'unico grande cruccio. In più abbiamo un'altra bonus che a breve verrà rilasciata, che è stata scritta da Andrea Cappellari con il suo stile super giapponese, quindi molto veloce, molto alta, molto frenetica, è bellissimo quel pezzo che si chiama No Landing Zone, e anche quella a breve la faremo uscire, e diciamo che anche questa è un po' la grande esclusa rispetto a tutto quello che volevamo mettere, però diventava veramente un disco troppo lungo, perché superavamo l'ora e 10, l'ora e 12, diventava molto molto lungo, quindi abbiamo pensato di farle uscire in un momento successivo. Per il resto ovviamente come hai detto tu prima, non saprei indicarti un brano nello specifico che possa racchiudere il disco, perché ogni pezzo è dedicato a una scena. Posso dirti a mio gusto quali sono le mie preferite, e sono assolutamente Out of Time, la seconda,
e We Don't Need Roads, che è l'altro pezzo che ha scritto Giacomo, il nostro bassista, perché hanno tra tutte e due hanno delle peculiarità che ricordano un po' il power metal tedesco, che è il mio grande amore da sempre, in un modo o nell'altro, e quindi ti direi che a mio gusto sono quelle che mi piacciono un po' di più nell'album, però non posso dirti che una di queste due canzoni rappresenti tutto il disco, perché rappresentano una scena del film o una fase. Certo. Io dal mio punto di vista invece condivido sicuramente due canzoni molto belle. A mio gusto sono piaciute ancora di più Enchant Me, che è una Sì? bella ballad, un po' diversa, però in realtà all'interno di un album così veloce ci sta sempre, secondo me, un po' Eh sì, un un po' rallentamento dovuto, dei ogni tanto toni. per spezzare un po' dovuto. Certo, ci sta. E anche Holding On, che forse se non sbaglio era anche un singolo dell'album. Sì, il primo singolo, la canzone cioè, ha quel sapore un pochino più finlandese, non so come dirti, quel power metal nord europeo. Un po' con gli accordi minore, sai, la canzone che parla di speranza, ma la canzone sembra triste in sé, quindi ci è piaciuta per quel motivo lì. E chiamava un po' il singolo perché aveva tutti i cliché degli skeleton che la gente si aspetta, e soprattutto perché è un testo a cui io sono molto legato, quindi insomma, tieni duro, no? Cioè, proprio perché siamo passati attraverso una pandemia, mi sembrava doveroso, eh. Sì, si conferisce anche un po' un significato maggiore alla canzone stessa, è vero. E allora, invece, un po' rimanendo in tema, però proprio invece sui film, perché naturalmente non si può non toccare, oltre alla musica, anche il film in sé, se no non esisterebbe né l'album né questa intervista. Ecco, il tuo film preferito della trilogia, così per tutti gli appassionati vediamo se iniziano lotte. Allora, sicuramente sì, però attualmente è il primo, ad oggi. Però da che sono ragazzino, cioè fino a qualche anno fa avevo sempre preferito il secondo. Forse perché invecchiando mi rendo conto che, sai, i sequel hanno sempre qualcosina meno, anche se non si può dire, ecco, ufficialmente proprio di Ritorno al Futuro, come non si può dire del Signore degli Anelli, per esempio. Però ad oggi ti direi che forse quello che racchiude più emozioni per me è proprio il primo, perché è stato l'inizio, ecco, l'inizio di tutto. Ma mi avessi fatto questa domanda 5 anni fa, 6 anni fa, ti avrei detto assolutamente il secondo, perché mi piaceva l'idea del futuro. Poi mi immaginavo 2015 con gli skateboard volanti. Quando siamo arrivati a 2015 ho visto che non avevamo le scarpe con gli autolacci o quelle robe lì, allora mi sono un po' deluso, sono tornato sul primo, forse. Mi permetto di intervenire in questa cosa, Tommy. Io, Non. a parte il primo che ero appunto troppo piccolo, gli altri e il due non sono certo, ma il terzo l'ho visto al cinema. Ricordo che il secondo fu spaziale proprio per il discorso del Del futuro, e credo futuro. di aver avuto la tua stessa impressione. Quella del purtroppo queste cose sono state cinematografiche, non c'è possibilità di vedere il monopattino diventare realtà, le macchine volanti e quant'altro nel 2015, e il film è un po' Lo purtroppo so, lo così. so. Segretamente tutti quelli della nostra generazione aspettavano 2015 per questo, diciamo la verità. Tutti, e tutti ci siamo resi conto che invece. Boh, è arrivato Instagram invece che il monopattino, però. Però poteva andare peggio. Poteva andare come Blade Runner, Esatto. quindi. Ah, sicuramente sì, però sai, io un po' ci ho creduto, per anni ci ho creduto in questa cosa, ma tantissimo. Poi il Poi. monopattino in realtà è arrivato, non vola. Io vedo gente, io sono di Sì, Torino, vedo sempre gente che si ammazza, ogni ecco, 2 o 3 vedi gente a terra, quindi quello. Diciamo che è un po' un surrogato. Proprio da ottimisti, avvicinare queste due cose è molto da ottimisti, però. Vabbè, dai, speriamo, magari nel 2025, che ne so. perché no? E allora, quindi, tanto per curiosità, ma il terzo invece non lo consideri nemmeno che non è stato No, no, citato? no, no, O... no, Ah, ok, assolutamente no. sì, cioè c'è il volopattino anche in quello, quindi va bene. No, è che il terzo era, non lo so, mi ricordo che quando ero piccolo, che appunto si parlava di questo film che era uscito da poco. Tutti, forse per l'epoca, mi ricordo che anche i miei amici più grandi dicevano: Ah, quando lo guardi, de non devi perdere assolutamente una scena, se no non ci capisci niente. Forse all'epoca era così, adesso abituati a quello che siamo abituati adesso, è molto quasi ridicolo dire così, però l'ho trovato sempre fra i tre il più complicato, effettivamente.
Non l'ho citato solo perché dovevo appunto indicarne uno. Certo. Però è fighissimo, ovviamente. Cioè, lo dicevamo prima dell'intervista, ne parlavamo. Cioè, ci sono gli ZZ Top, cioè, un pezzo di cuore praticamente. Già quello vale il prezzo. Esatto. E invece, quindi, il film migliore preferito tuo personalmente della saga è il secondo. Invece, un film preferito. Ah, il film, quello che tu ti svegli al mattino e dici stasera me lo riguarderei. Un altro film, cioè quel film lì, il film della tua vita, il film preferito. Che può essere di Ah, qualsiasi genere, non è uno naturalmente. perché è un'altra trilogia, è del Signore degli Anelli. Ah, Assolutamente. ok. Cioè, io avrò Molto visto semplice. le versioni estese qualcosa tipo 2 milioni di volte. Ma non sto scherzando, cioè, adesso vedi che qua dietro, vedi, aspetta, dove c'ho il dito? Ok, qui dietro, vedi che sta girando Ritorno al futuro, no? Siamo sempre lì. Io ho questa stanzetta dove sono adesso, che dove scrivo, dove faccio i pezzi, che c'ha un DVD con la TV. Ecco. Cioè, Ritorno al futuro solo perché mentre scrivevo, è rimasto lì per pigrizia al DVD, ma mentre scrivevo il disco mi ascoltavo sempre le colonne sonore per dare più riferimenti possibili. Fino a quel momento, o comunque anche in altri momenti, c'era Il Signore degli Anelli. Cioè, io quel film lì non ne ho mai abbastanza, non ne ho mai avuto abbastanza, quindi assolutamente quello. E fra i tre, il primo, La Compagnia dell'Anello. Meglio il libro o il film, visto che già che siamo lì? Il libro, ovviamente il libro, però è un po' pesantino da leggere continuamente. Il film è più facile rivederlo. Ah, Sì, beh. Diciamo che uno si evita un paio di centinaia di ore, forse, all'incirca, come faranno il lettura. giorno che fanno il film sul Simbariglio e poi voglio ridere, però vabbè. Pare sia stato annunciato, qualcuno mi ha detto così, una voce non Ah sì? confermata, forse. Ho Wow, sentito delle voci di coraggioso il corridoio. regista, però. Hanno fatto bene il Signore degli Anelli, non vedo perché no. Cioè, se entriamo in questa discussione, poi solleviamo delle rivolte sicuramente, però anche dire com'è il film dello Hobbit rispetto al libro, anche lì diventa difficile, secondo me, perché poi lì c'è un abisso, secondo me, fra il libro e il film. Però anche il film è molto figo, ecco. Sì, colossa. Allora, ritornando un po' sulla strada madre, andiamo un po' così sui tecnicismi perché a noi ci piace. Allora, io ho notato un po' così che sia negli scorsi album che in questo, ma come giustamente dicevi anche tu in realtà prima, ho notato ispirazioni sia a band come Helloween e soprattutto un po' nel cantato, se devo dire, Ok. e Dragon Force per quanto riguarda anche un po' magari l'impostazione di alcuni pezzi, l'inizio con le due chitarre che duellano o che comunque si armonizzano una sull'altra, per citarne giusto due. Ma queste due band sono effettivamente band per cui c'è un riferimento, c'è un'ispirazione? E quali sono poi altre band che possono essere un'ispirazione, come semplicemente la tua band preferita, band che insieme vi ascoltate con piacere? Qui, scusate, prima di rispondere gambe a tutti e due, perché c'è anche un altro ragazzo che è Christian che chiede praticamente la stessa cosa. Quindi quello che dice Vittorio mi sembra Ok. più che doveroso. Quindi, a parte gli Halloween, quali sono altre band metal che hanno influenzato il vostro sound? È ovviamente una domanda preparata dal buon Vittorio e la tipica curiosità di chi vi ascolta a questo punto. Quindi grazie Vittorio e grazie Christian per la domanda, perché in effetti gli Halloween sono centrati perché a me piace il power metal, cioè a noi come band piace il power metal, quindi come fai a non avere un po' di riferimenti da band come gli Halloween? I Dragon Force sì, però forse più sugli ultimi dischi. È una band che mi piace molto, ma essendo una band più nuova rispetto a un caposaldo, sai come può essere gli Halloween, è possibile che qualche riferimento sia arrivato con gli anni ascoltandoli. La band che non è stata detta, che è un riferimento costante per quanto mi riguarda, perlomeno, sono gli Edguy, che è in assoluto la formazione che preferisco da sempre. A parte gli Halloween dei Keeper, che rimangono appunto una bolla eterea intoccabile, gli Edguy sono il riferimento più forte che mi accorgo di avere e di aver avuto nella mia formazione, se così si può chiamare. Assolutamente, assolutamente sì, gli Edguy sono la mia band preferita e la derivazione appunto Avantasia. Si sente tanto in quasi tutti i brani. E forse in questo disco a monte avevamo deciso di dare un sound, essendo un disco che tributava gli anni 80 con
con un film così emblematico per gli anni 80 come Ritorno al Futuro, di cercare quelle sonorità più tipiche del power metal anni 80. Quindi molte volte in molte recensioni abbiamo letto che c'è questo rimando, se si può, ovviamente con tutta l'umiltà del caso, verso il sound degli Halloween, ma era un po' voluto. Abbiamo cercato di riproporlo in questo senso, perché ci sembrava un in più per sottolineare quanto questo album sia legato agli anni 80, a quel periodo. Per fare questa cosa abbiamo anche cercato di usare dei suoni un po' più adatti. È stato un lavoro di fino ottimamente riuscito grazie a Simone Mularoni e Simone Bertozzi ai Domination Studio. Se ci fai caso, anche la batteria ha questi effetti molto forti nel disco, questi riverberoni, come era tipico di quel tempo. Perché? Perché volevamo dare quel taglio, volevamo dare quell'immagine, volevamo dare quel sound. E quindi sì, direi che è abbastanza naturale paragonare al sound degli Halloween, i primi Stratovarius, cose di questo tipo, quindi assolutamente sì. Certo, allora anche sulla scorta dell'ultima parte della tua risposta proseguo e ti chiedo, visto che appunto si avverte anche poi questo diciamo processo nostalgico, che poi in realtà è semplicemente un bel omaggio, secondo me, più che un disco nostalgico, come va di moda a volte proporre anche in altri generi di metal, e quindi è un po' nostalgico appunto relativamente agli anni Ottanta, anche proprio perché affrontate un cult degli anni Ottanta. E ti va di proporre, so che questa è una domanda che è rischiosissima, ma ti va di proporre una visione un po' tua, personale, di come era il metal una volta e di come sia il metal oggi, e se c'è una, possiamo definirla un'era del metal che ti stuzzica di più, ti ritrovi più una, insomma, hai capito, un'età del metal. È una domanda, hai detto bene, mi hai messo in crisi, perché è una domanda rischiosa. Quello che rispondo potrebbe essere molto difficile, sai? Molto criticato, però a te. Cerco di fregarmene come di solito faccio, ne sbatto le balle, dico quello che penso e poi va bene così, no? Però com'era il metal negli anni 80 rispetto a quello di adesso? Vabbè, io ero piccino, quindi l'ho vissuto successivamente, nel senso l'ho conosciuto dopo, naturalmente. Però è assolutamente il periodo che ti... se mi chiedi qual è il periodo che preferisco, è assolutamente quello, se no non ci avremmo fatto una band su questo stampo, capito? Da quello che ho visto, forse era più genuino, nel senso che non voglio entrare nel discorso delle etichette, i soldi, queste robe qua, però perché c'erano allora come ci sono adesso, e quindi chi finge che non sia stato così all'epoca è soltanto un illuso, secondo me. Quello a cui faccio riferimento è proprio l'approccio dell'ascoltatore. Una volta il metal, secondo me, qualunque formula di rock, ma il metal, era più legato a una voce di controtendenza. E quindi era un po' più puro. Se io dovevo espormi per esporre una, cioè espormi per dare una mia idea, andando contro a quello che pensava la massa, lo facevo con orgoglio. Adesso mi sembra che ci sia invece un po' più di timore in questo senso. Forse perché le band hanno capito che c'è la possibilità di fare qualcosa di più grande, e quindi tendono, passami il termine, a commercializzarsi un pochino. Non sto dicendo assolutamente che noi non lo facciamo, perché nel nostro modo sicuramente lo facciamo anche noi, però non è voluto. Stiamo cercando di evitare di finire in quel calderone di musica fatta perché deve essere fatta così, capisci? Noi lo facciamo perché ci piace, ed è un aspetto che secondo me negli anni Ottanta era un pochino più predominante nella media. Se poi quello che ci piace funziona, ovviamente è una cosa che ci fa piacere e la porteremo avanti con molto orgoglio. Ma se non dovesse funzionare, e comunque non siamo mai diventati gli Iron Maiden, parliamoci chiaro, non siamo mai diventati gli Halloween, noi siamo la nostra band che si diverte di amici e vuole continuare a fare questa cosa qua. E se il massimo a cui possiamo ambire è quello a cui siamo arrivati, secondo me è già un punto d'orgoglio, perché dovessi smettere di suonare domani, ti posso assicurare che sarei felicissimo di dove sono arrivato adesso, perché per me è già un punto enorme, per quello che è una mia idea, una nostra idea, la nostra musica. Quindi cerchiamo di tenere quell'aspetto che negli anni Ottanta, secondo me, era un po' più presente. Poi ovviamente non è detto che questo sia il discorso che devono fare tutti, noi la pensiamo così. Vedo un commento, aspetta, non siete mai diventati gli Halloween fino ad oggi, magari. Grazie per la fiducia, Mauro, sei un tesoro, ciao Mauro, grazie.
cioè, capito, anche se gli Halloween dovessero diventare gli Halloween di una volta oggi, non avrebbero lo stesso riscontro, secondo me. È proprio la società che è un po' cambiata intorno alla musica, è tutto il circo che c'è intorno che è diventato un po' diverso, dove se, per essere considerato una band che sfonda devi fare determinate cose. Se è così, noi siamo contenti di essere dove siamo arrivati e continueremo comunque a testa bassa a fare quello che ci piace, senza mai piegarci a determinati cliché che sembra che stiano diventando all'ordine del giorno, perché semplicemente non ci piacciono, non perché vogliamo essere anticonformisti o andare con la voce per forza fuori dal coro, solo perché non ci piace. A noi piace questo e continuiamo a fare questo e secondo me negli anni 80 era un pochino più predominante, si tendeva, ecco, a sperimentare un po' di più forse le band, ma anche il pubblico che ascoltava. Ok, Mi quindi sembra che effettivamente anche col discorso degli Halloween si sia fatto notare quello che hai detto tu, Tommy, nel senso sono tornati in grande stile con tutti i vecchi cantanti, i vecchi cliché, un disco fenomenale, fantastico, secondo me cavolo. è veramente ineccepibile. Però L'abbiamo perso. questo qui è una È cosa che stato era già stata censurato dal preventivata. nucleo. Questo è il classico, è il bello della diretta. Forse quello che stava succedendo non andava bene a Kiske e quindi abbiamo deciso Esatto, di è stato subito cambiarlo. bannato. Sì, già da, perché ha messo il ma dopo il bellissimo quest'album, Esatto. ma Adesso esce, sì. quando ritorna dal vivo, vedrai che parlerà in tedesco. Sarà più basso. No, Allora, comunque, sì, il concetto è sì, quello lì. diciamo. Per quanto mi riguarda, il nuovo disco degli Halloween è una figata, è bellissimo. Però io sono uno di quei nostalgici che dice: figo, però me li voglio andare a sentire, voglio andarli a vedere dal vivo. E comunque so che il mio cuore batterà più forte su Eagle Fly Free, su I Want Out. Vabbè, ma credo che sia una cosa abbastanza normale. E comunque è una cosa legata solo a me, che sia chiaro, al mio punto di vista. Assolutamente, ma penso che il 90% dei metallari giudichi quei due album lì imprescindibili, almeno anch'io li ho sentiti talmente tante volte che nella nausea a volte, anche se è impossibile averne la nausea. Tra l'altro poi dal vivo li ho visti a Milano 2 anni fa, erano eccezionali, Ma proprio qualcosa sì, di ma come meglio che fai? sul Cioè, disco. già sicuramente vedere di nuovo sul palco Kai Hansen e Kiske insieme, cioè, io li vidi con gli Unisonic e già mi stavo sentendo male. Comunque voglio che Ivan adesso finisca la frase, Eh perché è sì. stato Mi bannato dalla censura avete tedesca. perculato tutti da voi al pubblico. Avevo detto, guardate che può succedere, che io cado, mi raccomando, fate finta di niente. Non ci abbiamo fatta, ci siamo guardati, c'è stata una sola cosa da fare, No, perculare. ma se No, sembravi veramente grande. stato censurato, sai? No, giusto mi dicevo, è lui un grandissimo disco, bellissima band. Fine. Però giustamente Punto. il mood degli anni Ottanta purtroppo si è perso, quello che poi avete detto a seguire, insomma, quello, il problema non è un problema, siamo malinconici, è il motivo per cui ascoltiamo ancora, come dici tu, magari Eagle Fly Free, è il motivo per cui le band ancora fanno fatica a sdoganarsi perché è difficile trovare una nuova rivoluzione musicale, stessa Beh, cosa però magari posso sul aggiungere una pubblico. cosa a questa frase? Nel caso Certo. della mia band, non vogliamo trovare qualcosa da sdoganare. Esatto. Cioè, a noi piace quello, era il discorso che facevo prima. A noi piace quello, sì, ci mettiamo il nostro gusto, il nostro punto di vista, però rimane sempre quello. Per esempio, gli Skeleton, una band fra tutte del cavolo underground, non ha inventato niente musicalmente parlando, perché ci piace quel tipo di approccio. Magari diamo la nostra visione legata a quello, ma sempre quel tipo di power metal rimane. Certo, poi uno non deve nemmeno partire, secondo me, a comporre musica con l'aspettativa di dover avere un livello da superare No, o un de palco devi da secondo abbattere. È me meglio fare musica perché è bello fare musica. sì, perché ti deve piacere. Cioè, ti piace fare quel tipo di cosa, fallo. Che male, in fondo, che male facciamo? Alla fine, se non ti Ah. piace la band, cioè, non ti piacciono gli Skeleton, non ascoltarli, cioè, va bene. Anche molte canzoni degli Skeleton non piacciono manco a me, quindi posso capirti, ecco. E qui dovresti essere censurato tu, eh. Sì, no, ma però è la verità, cioè, cosa devo dirti? Una fra tutte, tra l'altro,
ti faccio un esempio. C'è una canzone degli Skeleton che a me proprio non piace come è venuta, per vari motivi che non sto ad indicare, perché ci sono troppi discorsi da fare dietro. Ed è la canzone che ha avuto uno degli ospiti che più ho voluto nella storia della mia vita, Jens Ludwig, il chitarrista degli Edguy. Ha fatto un solo spettacolare, ha partecipato su una nostra canzone. Io volevo piangere quando avevo accettato. Quando ascolto quel pezzo a me non piace, ma non lui, non mi piace il pezzo che ho scritto io. Quello che ha fatto lui è fighissimo. Quello che ho fatto io non mi piace. La canzone è Ticking Clock, la title track del secondo disco. E non lo so, non riesco più a sentirla, non mi piace per niente, a parte quello che ha fatto lui. Quindi ci sta che a qualcun altro non piacciono gli Skeleton, per carità. Certo, certo. Allora, proseguiamo un po' nel nostro viaggio, nelle curiosità. Ah, scusa, Ivan, vai. Prima di farti continuare, visto che sì. Anche i ragazzi da casa, appunto, vedo almeno partecipano e anzi esortiamo chi ha curiosità di farle. Vedo che Elisa chiede chi ha scritto Enchant Me. Ah, l'ho scritta io. Quel pezzo l'ho scritto interamente io, sì. È per quello che è venuto così bello. Io ci aggiungerei qualcosa, nel senso, l'hai scritto tu è tutto molto bello. Ma ci hai messo qualcosa di personale o è stata presa o è stata scritta proprio per il discorso del film, fine a se stesso? Come dicevamo prima, ogni canzone è legata a una scena o a un personaggio, come solitamente facciamo quando tributiamo un film. In questo caso, ovviamente, è stata scritta sul ballo Incanto sotto al mare, Enchantment Under the Sea, come si chiamava nel film originale. E quindi la canzone, il testo, il ritornello sono stati creati sulla base di quella che era quella scena. Io per dire, per scrivere una canzone su una scena, quella scena, come vedi qua dietro, la riguardo, la riascolto, cerco di mettermici proprio dentro e creare qualcosa. Si chiama così per quel motivo lì, ha quel ritornello per quel motivo lì, il testo parla di quella scena lì, quindi è scritta sì da me, ma partendo, la pietra angolare è quella scena con la canzone Earth Angel, che viene citata anche nel pezzo. Come è una delle citazioni del film che è presente nel disco. Quindi sì, diciamo che sono partito da quello e ci ho creato e sopra ho creato quello che mi sembrava giusto dire in base al mio punto di vista in merito a quella scena. Non è niente di che, parlo via la classica ballad, la canzone d'amore, metal, romantica. Però sì, mi piace che ci siano questi riferimenti continui. E Enchantment, best ballad ever. Sì, anche secondo me. Ciao Fabio. grande Ciao Fabio. Fabio. E abbiamo ancora Cristian che è legato poi a quello che stavamo dicendo prima, che ci chiede: scusate ragazzi, perché secondo voi i tempi d'oro del power sono finiti? Ritornerà questo genere in auge? In realtà, Secondo me è già tornato. esatto, infatti correggimi se sbaglio, ma noi parlavamo più che altro di anni 80, non tanto del fatto del power in sé per sé, che magari ecco, sta invece tornando tantissimo, anzi, noi in redazione proprio tanti gruppi italiani abbiamo anche power che stanno tornando o nascendo, almeno in Italia, poi di nomi ce ne sono tanti, ma tanti anche all'estero. E poi Io considera che citerei ad adesso. esempio tra i compagni di etichetta Frozen Crown, che comunque non sono Sì, mai sì. Beh, loro hanno un un taglio grande gruppo. già più moderno, secondo me. Nel senso, hanno un taglio già un po' più nuovo rispetto a quello che facciamo di solito noi. Però, ecco, un altro esempio, e poi parlando proprio dei Frozen Crown, è una band nata da relativamente poco, però ha fatto dei passi da gigante, perché comunque. È una band molto conosciuta, guarda solo i numeri che fa su internet, quindi su YouTube le visualizzazioni che fanno sono numeri da band pro, quindi band piccolo, cioè band giovani solo anagraficamente parlando, che però è già conosciutissima all'estero. Però al di là della Germania, ormai dobbiamo renderci conto che comunque anche l'Italia, parliamo di Rhapsody, parliamo di Vision Divine, parliamo di Labyrinth, cioè ci sono nomi che sono fondamentali per il power metal.
che cosa ha l'Italia da invidiare agli altri stati? Quindi è un bene che anche le band nuove, secondo me, si avvicinino alla musica, ma a questo genere. Questo, secondo me, indica il fatto che sta tornando molto fortemente il power metal in generale. Ah, c'è Vedo già che anche un commento, per cui tanto vale andare diretti su quel sul avete tema. inventato il nerd power metal. Sì, grazie, mi Bravo, serviva. parlaci del nerd power metal, già Sì, che esatto. abbiamo Nerd avuto lo metal, spunto da scusa. Elisa. Ti ho Grazie, lanciato una Elisa, intendevo parlarmi. palla a Vittorio perché sapevo che Ma avevi. assist da solo da buttare in rete, come si suol dire. Vai. Nerd metal è un termine che abbiamo coniato noi perché sapevamo che musicalmente non avevamo creato niente di nuovo. Sapevamo che era power metal, ma avevamo fortemente l'intenzione di scrivere qualcosa di legato a appunto videogiochi, film, queste cose che ci piacciono, che una volta erano un tabù, eri uno sfigatissimo. Cioè, se facevi queste cose eri considerato sfigato. Non è come adesso che se fai queste cose sei considerato bene o male, sai, da quando sono nati gli hipster sei un po' più figo, no? E quindi avevamo tirato fuori questo termine quasi per scherzo, perché il power che facevamo era legato a tematiche nerd. E poi in effetti è vero, adesso vedo che c'è proprio l'hashtag nerd metal anche su Instagram. Vedevo l'altro giorno un'intervista a una band che è appunto nerd metal tedesca, cioè mi fa ridere questa roba perché cioè, comunque si è diffuso un po' questa tipologia di sound e mi piace. Allora, magari possiamo dire che se è vero che gli Skeleton non hanno rivoluzionato musicalmente, potrebbero aver dato il là a un qualcosa che sia un potenziale sotto questo Speriamo. genere. Speriamo, però lasciami citare un'altra band, grandi amici, che lo fanno da prima di noi, che sono i Trick or Treat. Onore al merito, perché loro non hanno mai usato il termine nerd metal, però di fatto, cioè, hanno sempre avuto quell'approccio scanzonato, hanno qualitativamente sono eccelsi, fanno power metal da sempre, e era la prima band che vedevi nell'underground divertirsi così tanto sul palco, quindi cioè. Anche da quel punto di vista, cioè, nel senso, noi abbiamo semplicemente continuato a fare una cosa che ci piaceva vedere fare e l'abbiamo fatta a modo nostro, però insomma, vedi che alla fine, la voglia di far tornare gli anni Ottanta c'è comunque. Che rapporto c'è infatti tra voi e Trick or Treat? È una cosa che mi sono sempre chiesto, dato che siete un po' una band, sì, gemella. Preferirei definire. Per rispetto ai Trick or Treat, forse figlia dei Trick or Treat, perché comunque ripeto: i Trick or Treat, ricordiamoci chi sono. Cioè, hanno l'anno prossimo, se non sbaglio, sono 20 anni di band. E i ragazzi continuano ad avere lo stesso smalto. Sì, se non mi ricordo, adesso vedevo Vittorio che guarda, diciamo, No, no, è il perché primo disco, se non non avevo sbaglio, presente la è data di uscito nascita, quindi stavo nel provando a fare 2000. tutti e due, ma ammetto l'ignoranza sulla data di nascita. Okay. No, dovrebbe essere 2002, però già all'epoca come tributo agli Halloween, però figlia perché Skeleton è nato dopo, cioè io anche personalmente quando conobbi i Trick or Treat li conobbi perché facevano tributo agli Halloween quando io suonavo in un tributo a Iron Maiden e c'era capitato di suonare assieme e rimasi folgorato dal loro modo così. Chi se ne frega di tutto, ci divertiamo e lo facciamo. E ho detto, cavolo, lo devo fare anch'io così, voglio anch'io fare questo. E infatti non mi sentirai mai dire che i Trick or Treat non sono tra una delle band di riferimento per gli Skeleton. Cioè, siamo anche molto amici, quindi cioè, insomma, viva i Trick or Treat! Bene, allora ne è uscita anche un'altra. Abbiamo risposto pure alle domande precedenti con una domanda, con una sola risposta. Visto? E non era niente di pilotato. No, allora io volevo anche chiedere perché l'album è uscito, l'abbiamo sentito tutti, ma se non vado errando, la settimana scorsa, 2 settimane fa, l'avete anche presentato al A Loud and legge. Proud, Sì. al Legend, Loud and Proud esatto. Fest. Quindi com'è andata la serata? Cioè, com'è stata un po' la recezione dell'album da parte live, finalmente del pubblico? Guarda il Certo, commento. io... allora, però dall'altra parte del palco c'eravate voi, com'è anche stato presentarlo live per la Ah, prima volta? erano esattamente 380 giorni che non so circa che non suonavamo dal vivo. Avremmo potuto anche fare una nota sola e far saltare in aria l'impianto e non fare nient'altro che ci saremmo divertiti comunque un casino. Quindi è andata benissimo. Perché
Il live prima era stato un anno prima, vedo Michael. Hello Michael. The show Legend was too short but fucking amazing. Thank you Michael. Michael è un ragazzo che viene sempre ai nostri live dalla Svizzera. È un grande fan del power metal, quindi mi fa piacere che sia qui anche questa sera. Vedo, i commenti ci sono della gente che era presente sotto al palco, quindi grazie, grazie Gianluca. No, è stato bello, è andato tutto bene, ci siamo divertiti un casino, avevamo 45 minuti da stare sul palco e ci siamo stati un'ora e mezza, quindi direi che è andato più che bene, abbiamo sforato abbondantemente, però la serata è andata bene, ma perché noi ci siamo divertiti, però era tutto organizzato alla perfezione da Track Me Hard, dal Legend Club, da Loud and Proud, che ha portato fortemente il Loud and Proud Fest di nuovo sul palco, e quindi è stato un successo di squadra, ecco. Non poteva andare male. Tra l'altro era pieno di gente, rivedersi di nuovo tutti insieme, senza sedie, in piedi, cioè era una battaglia vinta a tavolino, capito? Certo, anche perché appunto invece mi era capitato di andare, cos'era, all'inizio di settembre a vedere un'altra band power, ovvero i Nanowar, anche se forse loro Grandi, superano Nano, chiunque grandi. chiunque in cazzaggine, quindi su questo non Ma si sono può, non troppo c'è gara forti. purtroppo. E tra E devo l'altro, dire che in quel... scusami se ti interrompo, però superano tutti No, no. in cazzaggine, però lo fanno talmente bene da talmente tanti anni, che se ti vai a ascoltare i vecchi dischi, comunque spaccavano di brutto lo stesso. Cioè, Sì. sono rimasti sempre Esattamente. sul pezzo, quindi grandi. Un'altra fan che saluta. E Ciao appunto, visto Fiorella. che ci sono questi numerosi assist sia da parte di chi sta seguendo sia del boss Ivan, volevo chiederti, ma penso ormai di sapere già la risposta, com'è la vostra proposta? Come viene recepita al di fuori dei nostri confini? Ah, bene, 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 nel senso che abbiamo avuto la fortuna di suonare anche dal vivo all'estero, però vediamo, sai, oramai nell'era dei social vedi i commenti, like, vedi i click da dove arrivano, queste cose le guardiamo comunque. E va molto bene, devo dirti che andiamo molto forte a quanto dicono i numeri in Sud America, andiamo molto forte in Spagna, recentemente in Germania e in Giappone. Quindi, boh, direi bene, vorremmo avere la possibilità di andare a suonare, ma sai, quando è stato il momento di poterlo fare, i numeri c'erano e ti parlo dell'uscita di Nemesis, è stato chiuso tutto, quindi non abbiamo potuto visitare questi posti, però vediamo anche quando facciamo per dire i preordini del disco, vediamo che vengono ordinati tantissimo anche dall'estero e quindi siamo contenti, cioè, ricordiamo sempre che noi 5 anni fa non avevamo neanche un disco in ballo. Adesso vederci arrivare le mail dal Brasile che ci chiedono mandateci giù la cassetta, perché abbiamo fatto la cassetta, per noi è, cioè, una gioia immensa. Quindi direi che va molto bene anche all'estero. E quindi ripeto di nuovo, tutto meritato. Dai, venite a Genova. E... Tra l'altro, Potete anche andare a Genova se volete. esatto, tre di noi sono già di Genova, però non ci sono più locali. E allora, poi volevo anche farvi questa parte, questa domanda, anche per rendere un po' omaggio a chi ha collaborato con l'album e nell'album. Quindi volevo chiederti di presentare un po' le collaborazioni appunto dell'album e parlare anche delle canzoni dove appunto sono stati inseriti gli ospiti, se vuoi dirci qualcosa riguardo appunto. Allora, solitamente da 3 anni a questa parte abbiamo, cioè no, in realtà c'è un ospite, almeno un ospite in ogni disco degli Skeleton. Però da 3 anni a questa parte abbiamo fatto numeri di ospiti molto più cospicui. Quest'anno abbiamo ridotto un po' perché, cioè, mi ero reso conto che praticamente non avevo mai cantato un disco da solo. Ho detto, ma scusa, cioè, voglio finalmente provare l'ebbrezza. E allora ne abbiamo presi un po' meno, però ci sono comunque degli ospiti che sono fondamentali per la band. Già citato più volte Simone Mularoni, che oltre che essere produttore degli Skeleton è sempre anche ospite per dei soli in varie canzoni. Simone Bertozzi, che ci segue costantemente negli arrangiamenti di chitarra, oltre che alla produzione del disco in studio. E poi abbiamo avuto Alessio Lucatti, come presente negli ultimi appunto 3 dischi, che ha fatto un lavoro superbo, come sempre, nell'arrangiamento di tastiera. E
tutti i pianoforti che senti, le tastiere che senti, gli arrangiamenti sono stati suonati da lui. E da, nonostante siano ormai 30 pezzi con gli Skeleton, ogni volta che ascolto un pezzo degli Skeleton, appena rimandatomi indietro da lui con le sue tastiere, io ho la pelle d'oca perché è veramente un bravissimo ragazzo e un ottimo artista. E poi abbiamo avuto come ospiti i coristi, che ormai abbiamo praticamente sempre, e voglio salutare e ringraziare quindi Sara Squadrani degli Ancient Bards, forse la mia voce preferita femminile mondiale, Martino Garattoni, che si è prestato a darci forza, appunto, le basse nei cori, sempre degli Ancient Bards, e Valerio Gaoni dei Walls of Babylon, che è un amico di vecchia data della band. Saluto anche i Walls of Babylon, una band prog delle Marche, di cui appunto lui è il cantante, e che hanno appunto concluso la lista degli ospiti perché sono i coristi, ecco. Qualcuno suggerisce che avete fatto meglio di alcuni programmi Rai in fatto di Ma speriamo, ospiti. cavolo, visto quello che va in giro adesso, me lo auguro. Spero di non essere censurato, ma dai, ci vuole poco fare meglio della Rai ultimamente. L'unica cosa buona che sanno fare è metterti il canone, cioè. Ah sì, adesso sugli smartphone pare direttamente. Non ho capito, scusa. Adesso pare che lo metteranno anche sugli smartphone. Se possiedi un cellulare dovrei pagare il canone. Sai quando si Però dice raschiare il fondo del barile proprio? Vabbè. allora, staccandoci da qualcosa di così anziano come il nostro, la nostra amata Rai, abbiamo capito che sicuramente la musica è una passione e abbiamo anche fatto tutta la disamina di alcuni gruppi e alcuni periodi del metal che più ti e vi piacciono. Però già che vedo che indossi una maglietta di Deadpool, posso giusto cogliere che anche fumetti, magari videogiochi, Dai. magari qualsiasi giochi di ruolo Sì, possano sì. essere il tuo pane di quotidiano. Vuoi farci appunto una presentazione? Vuoi dirci qualcosa delle altre tue passioni? Ah, boh, sì, tutto quello che una volta, che fino a 10 anni fa era considerato da sfigato, di solito, con me ci caschi abbastanza in piedi perché è una cosa che mi piace, i giochi di ruolo, sì. Ho giocato per anni a D&D, ma negli ultimi anni mi sono appassionato di più al mondo di Tenebra, quindi vampiri, werewolf, quindi quel mondo un po' più sociale. E poi fumetti, sì, sono un grande amante della Marvel più che della DC, anche se dovessi dirti qual è il mio supereroe preferito in assoluto, ti direi Lanterna Verde, che è però della DC, quindi cioè. Sono abbastanza variegato. Della Marvel mi piace tantissimo Deadpool perché ha questo approccio scanzonato clamoroso, perché abbatte la quarta parete continuamente e perché è politicamente scorretto. Lo trovo molto vicino agli Skeleton da questo punto di vista, o da quello che vorrebbero fare gli Skeleton, ecco. Quindi sì, i fumetti sono una gran parte della mia giornata. E poi che altro? Scusami. Le gole Vero, adoro. Fabrizio. Fabrizio è il mio spacciatore ufficiale di Goleador, è vero, perché ogni volta che ci dobbiamo spostare lui si presenta sempre in macchina ma non dico, non faccio, non sono gesti volgari, questo quantitativo di Goleador, cioè, e me le mette sempre in macchina, di solito guido io, no? Me le mette in macchina e io comincio a mangiarmi queste cose costantemente, e la sfiga vuole che io odi le Goleador rosse e le becco tutte rosse. A me piacciono quelle verdi tipo la mela, però non le becco mai. O alla Guarda che Coca-Cola, sai, quelle un pochino più dolci. ricordo a un concerto gli Ancient Bards, Sì? non so se forse lo fecero solo quella volta, ma sarebbe una cosa carinissima. Alla fine del concerto lanciarono dal palco le Goleador. Ma va? È una cosa Non lo fantastica, lo sapevo. fecero solo una volta. Adesso non diciamo niente, spero che non ci ascoltino perché da adesso in poi lo facciamo anche noi. Fabrizio, hai sentito? Porta Tra Goleador per tutti. l'altro, Hashtag Goleador per tutti al prossimo concerto degli ma Skeleton. io se posso permettermi, visto che è già stato fatto con le Goleador, io lo farei con le caramelline, quelle della Lupo Alberto. Però le Goleador sono le Goleador, capito? E poi l'ha fatto anche gli Ancient Bards, un motivo ci sarà. Voi Capito? avete Ha successo. suonato anche con gli Ancient Bards. Io l'ultima volta che vi ho visto era a un concerto con gli Ancient Bards. Ah, era quel concerto dove sono cascato dal palco. A Cesena. Era uno di quei giorni lì, sono crollato giù dal palco alla prima canzone.
No, non forse era un ricordo fratello. di averti visto su dal palco. No, ma è tremendo, è stato bruttissimo. Mi pare di ricordare fosse quello. Adesso chiedo aiuto a chi c'era, se magari si ricorda, però c'era questo palco che, cioè, noi usciamo come al solito, sai, tutto buio, accendiamo le luci, facciamo i fenomeni. Io esco con gli occhiali da sole sempre perché fa figo, no? Non vedevo niente, niente. A Fabriano sei caduto, vedi, ok. Però era quel periodo lì. E a questo punto lo racconto, è stato terrificante perché c'era questo palco che aveva il pubblico separato dal palco da quei tubi innocenti, presente quelli grossi, i tubi innocenti da cantiere. E io, sai, arrivo, faccio il fenomeno, prima canzone, esco, metto un piede giù dal palco senza accorgermene e c'è qualcuno che stava riprendendo. Cioè, sto video si vede me che esco tutto tronfio e in un secondo più sparisco, però mi rimane il microfono ad altezza bocca, quindi si sente nell'impianto un perché sono caduto di pancia in pieno su questo coso. E mi incrinai due costole quella sera. Ed è, adesso dicono Fabriano, però io lo ricordo, non so perché lo associo al concerto fatto con gli Ancient Bards, forse perché era in quei giorni, erano due o tre date di seguito, forse. Però guarda, Comunque. abbiamo diverse persone che infatti garantiscono Fabriano e io su Cesena non ricordo di una tua rovinosa caduta, Meno quindi. male, avrei rovinato un concerto bellissimo degli Ancient Bards con questa cosa. Meno male. E allora, visto che tra l'altro, appunto, fumetti ce li abbiamo, musica ce l'abbiamo, libri, mi ha detto il Signore degli Anelli, l'ultimo arcano, i videogiochi. Ah, beh, anche lì dipende. Cioè, allora, vuoi che mi metta il cappello vintage o che mi metta il cappello di quello che ti dico a cui sto giocando adesso? L'ultimo che stai giocando, così ci facciamo L'ultimo che un'idea. sto giocando è l'ultima grossa passione perché mi piace giocare online a quel gioco lì, è Ghost Recon, che è tipo uno sparatutto in terza persona, un Sì. po' più stealth. Però prendimi per malato, però io ho ancora salvato una versione compatibile di Zork sul mio Mac. Hai presente i giochi testuali? Quelli dove dovevi mettere le frasi? Tipo. Vai a destra per prendere quello e se era la cosa giusta ti facevo andare avanti. Dovevi scrivere materialmente quello che facevi. A me quello piace di brutto, mi è No, sempre ammetto di piaciuto no. tanto. Come? No, ammetto di no, io avevo già il joystick le prime volte che Ok, giocavo. vedi, vedi, è la vecchiaia purtroppo. Ma comunque Ci a vedevo. me queste cose da sfigati piacciono. Ti ci vedevo No, dove perché l'ha su sfigato. Monkey Island? Ma ci abbiamo Ah, fatto un ok. pezzo su Monkey Island. Però quello è più click, più point and click come Sì, genere più che è sfida. vero, però quello, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, mi ricordo che ero bambino e ci giocavo sull'Amiga, cioè, quelli erano fighi. Su The Curse of the su Monkey Island abbiamo fatto un tributo, che è la canzone The Curse of the Avenger, sia il video che la canzone sono dedicati a quel videogioco lì. Che figata, dai, era Ah. bellissimo. Era tutto più bello perché era tutto più brutto. È vero, eh. C'erano poligonali, non esistevano Mamma le mia, bello. facce. Fantastico. Un gioco che sgranava e se non salvavi eri fottuto. Ok, allora, visto che stiamo anche giungendo in conclusione, io ho ancora qualche domanda. Prima abbiamo parlato di nerd power metal, ma c'è anche un'altra definizione, ufficiale o meno, che è epi metal. Oltre che per magari anche un po' il contesto e la musica, c'è in realtà una definizione di epi metal o vi è stata solo imposta o autoimposta, ma poi mai Credo che sia una affrontata? cosa abbastanza naturale, cioè immagino sia stato un accostamento abbastanza naturale. Noi non ci siamo mai etichettati come happy metal, per quello che vuol dire happy metal, però di fatto noi siamo sempre molto happy quando suoniamo, siamo felici di farlo, quindi ci sta. Personalmente ritengo più happy metal una band che riesce a spaziare a 360 su tutto quello che è il loro genere che li rende felici o la loro mentale e primi fra tutti i Freedom Call. Noi siamo un pochino più settoriali, un pochino più di nicchia, cioè facciamo, è vero, siamo felici, happy se vuoi, però è tutto legato al mondo nerd, quindi mi sono sempre più visto vicino a quell'aspetto, anche perché ci sono tanti aspetti che tocchiamo con le nostre canzoni che non sono per niente felici, cioè nell'album Ticking Clock abbiamo parlato di cose un pochino più pesanti, il protagonista di quel disco che
lo stesso protagonista che cresce con il disco, no? È sempre lo stesso che è partito dal primo ed è arrivato fino ad oggi. È la storia di un ragazzino che cresce negli anni, ogni fase ha un disco con un riferimento e in questi ultimi due casi ha un film. Affrontava temi come la perdita di un parente, quando muore il padre, quindi affronta il concetto della morte, quindi tutto distante dall'essere happy. E tante volte ci piace anche spaziare su pezzi un pochino più seriosi. Guarda la stessa Oldie Non, no, non ha proprio quel sound happy, magari ha sound power, però un pochino più malinconico. Quindi è vero, ci accostano, forse perché ci divertiamo, ci prendiamo molto in giro, non ci prendiamo per niente sul serio, quindi ci sta. Se è questo l'accostamento, allora sì, è perfettamente azzeccato. Perfetto, perfettamente sensato. Ecco, allora, poi una domanda molto più personale, visto che tu sei cantante e per forza di cose avrai qualcuno che ti ha ispirato, o meglio, qualcuno che ti ha ispirato, qualcuno che possa tu ritenere un mentore, qualcosa del genere. Quindi hai dei cantanti di band, sia Power che meno, che sono personaggi ai quali tu fai affidamento? Io voglio ascoltarmi qualcosa per avere un'idea per una linea vocale, torno su quel cantante Sì, o quei assolutamente cantanti. sì, e senza rinominare i soliti Michael Kiske e Tobias Sammet, perché ne abbiamo già parlato prima, cioè ne avevo già risposto in un altro modo nella domanda prima, perché loro sono i miei riferimenti principali per lo stile, per l'approccio, è tutto quello che riguarda appunto la mia formazione, se così si può dire. Altri due nomi che mi piacciono molto, cioè a cui mi sento personalmente molto legato, Bruce Dickinson per la sua teatralità e soprattutto Andre Matos, ma perché è uno dei pochi cantanti, e forse quello che lo fa di più, che non lo so, ci sono quei cantanti che li senti cantare indipendentemente da quello che facciano, ti comunicano qualcosa. Ecco, per me quello è Matos, è sempre stato lui, nel senso che in qualunque modo facesse quello che faceva, lo faceva con l'anima e io lo sentivo in questo modo. E quindi ti posso lasciare immaginare quanto abbia sofferto il fatto di sapere quello che è successo. Quindi, insomma, però sì, ecco, se ne devo nominare uno fra tutti, direi assolutamente Andre Matos. Perfetto. E quindi di conseguenza, se domani potessi imbarcarti in un tour con, che ne so, tre band. Allora, vabbè, Avantasia, assolutamente, perché praticamente ne faccio tante in una, essendoci tanti musicisti che mi piacciono, e quindi a pari merito con Ed Guy. Poi, i Gamma Ray, perché a differenza delle altre varie formazioni dove è presente Kai Hansen, ritengo che siano sempre con quella scintilla di faccio quello che mi pare, non mi importa del resto, mi piace farlo così, non piace a nessuno, chi se ne frega, poi piace lo stesso. E quindi Gamma Ray, perché proprio mi danno proprio quest'idea qua. E una terza band, oddio, sai che ce n'è troppe, non riesco a sceglierne una. Vuoi Non uscire anche voglio dal dire gli Power? Elephant, perché sai, Ah, cioè, vabbè. sarebbe un po' scontato, capito? Non voglio dire i Maiden o i Metallica. Non lo so, non lo so. Andrei in tour con i Trick or Treat perché siamo amici, ci divertiamo e mi scasso sempre da ridere. Ecco. Quindi ne abbiamo trovata la terza. Perfetto. Sì. Allora, poi l'ultima domanda, almeno di quelle preparate, ma di rito d'obbligo. C'è già un prossimo disco in lavorazione? Ci sono già canzoni pronte? Sì e sì. Allora, il prossimo disco c'è, perché deve essere il seguito di Nemesis ed è un disco che Ah. si chiamerà Vortex ed è la saga alternativa degli Skeleton, non, quella non legata ai film, ma legata a una storia sci-fi che avevo scritto io, per la quale era uscito anche a presentazione un fumetto, Nemesis, aspetta qui, ok, disegnato da Carlo Fiaschi dei Nanowarrostill. E c'è il sequel, cioè il seguito di questo Nemesis, appunto si chiamerà Vortex, che era previsto per il 2022, però non so ancora quando uscirà, più probabilmente nel 23. E sì, ci sono anche dei pezzi già pronti,
non mi ricordo se tre o quattro, però insomma c'è qualcosa già in pentola, ma perché era stato scritto ai tempi di Nemesis come diretta conseguenza. In più, prossimamente, cioè sto lavorando anche a un altro progetto che verrà annunciato più avanti, che sarà, non è Skeleton, è una cosa diversa, e mi auguro di poterne parlare il più in fretta possibile, prima possibile, e mi auguro appunto di poterlo presentare nel 2022. Quindi sì, c'è già qualcosa in ballo, c'è già. Tanto, Spoiler. ripeto, non possiamo stare tanto sui palchi per questo motivo qua, quindi tanto vale, scriviamo. Certo. Ivan, abbiamo altre domande da... Sì, abbiamo una domanda, è stata fatta un po' di tempo fa, l'abbiamo lasciata un po' indietro, ma non mi sono dimenticato, anche perché è interessante. Quanto vi fa sentire orgogliosi il fatto di aver scritto una cover di Johnny B. Goode migliore di quella di Judas Priest? Wow, mi sento onorato, cavolo, hai fatto un paragone mica da poco. Francesco, giusto? Ho letto Sì. bene? Ok, grazie Francesco. Contentissimi perché era una citazione dovuta, fra le varie citazioni era una di quelle dovute assolutamente per chi ha visto il film. E poi perché è una scena fighissima, perché quando vedevo appunto il film da ragazzino, cioè sognavo anch'io di poter suonare un giorno e fare quello che ha fatto Marty McFly su quel palco, no? Cioè mi immedesimavo tanto. Più figa di quella dei Judas Priest, diciamo che è diversa perché è nel nostro stile, però cavolo, anche quella dei Judas Priest spacca di brutto, almeno a me piace. Tra l'altro quella non l'ho arrangiata nemmeno io, l'ha fatta quasi tutta Giacomo insieme ad Andrea Capellari. E da quello che ho visto si sono divertiti ad accelerare il BPM perché è veramente molto veloce e cantare quel testo a quella velocità è uno scioglilingua. È stato difficilissimo, anche al release è stato veramente difficile. Infatti avevo il testo perché non ce la facevo. E poi, guarda, ti volevo leggere anche questa molto interessante, sempre di Michael, che l'avevamo lasciata indietro. Please, some more songs in Italian language, like the one on Nemesis. E, ecco, sul discorso lingua in italiano, come è una cosa ormai un po' sdoganata, quindi cantare in italiano, per fortuna adesso è esotico, mentre una volta era più difficile. Hai detto bene, è esotico, forse per quello che piace adesso. Però di questo dobbiamo ringraziare i Rhapsody che hanno fatto da testa d'ariete, cioè per queste cose qua, cioè loro lo facevano prima che fosse una cosa sdoganata, quindi onore al merito. Quella canzone nasceva in italiano, quindi non l'ho mai nemmeno immaginata in un'altra lingua, il tramonto delle ere. Poi è una canzone dedicata a mia figlia, quindi mi sento particolarmente legato a quel brano. Mi piacerebbe fare qualcos'altro in italiano, perché devo dire che mi sono divertito tanto e se trovi le parole giuste con la giusta musicalità, rendono veramente molto bene. E poi per un cantante, forse essendo io italiano, forse è più facile interpretarlo, cioè perlomeno lo faccio più a cuor leggero. Quindi non è ancora scritte in italiano, ma l'intenzione c'è, quindi è probabile che qualcosa in italiano ci sia. Quindi Michael, yes, we will probably release something in Italian again. I don't know when, but soon. Ti vorrei fare anche io un'ultima domanda, che tipo di, visto che ultimamente sembra che ci sia un ritorno al comprare la musica, non si sa se questa cosa è un po' la moda, il ritorno al passato, al vintage, al vinile. Ecco, questo ti volevo proprio chiedere, hai notato tu già anche magari nell'ultimo disco un incremento di vendite sul fisico o comunque la richiesta, non so, di fare il vinile, mentre una volta ormai era una cosa andata in disuso. Quindi hai visto questa possibilità di ritorno che io in questo periodo sto notando tantissimo, oppure ancora un po' lontana, è una chimera? No, 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 l'ho visto e ho notato che è diventato, da quando abbiamo l'ascolto digitale, è facilissimo per chiunque accedere alla musica che una volta
avresti avuto soltanto acquistando la copia fisica di un album, facendo la coda appena apriva il negozio. Nonostante questo, ovvero sia nonostante la facilità di fruizione, abbiamo visto che funziona molto l'acquisto anche su ore, quindi a prescindere da quello che farai uscire. La gente prima di sapere che cosa compra, comunque lo compra. E questa cosa secondo me è un ottimo segnale, perché vuol dire, al di là del fatto che la band possa piacere, vuol dire anche che il disco fisico sta tornando ad essere un qualcosa di più tangibile, che magari una volta poteva essere associato solo al collezionista. Una volta, parlo di qualche anno fa, non quando andava forte il disco. Per quanto riguarda invece il vinile, sì, forse all'ennesima potenza bisogna fare questo discorso della copia tangibile, della cosa più rara, perché devo dire che anche noi stiamo lavorando all'uscita dei vinili, perché ce lo chiedono, cioè proprio ci chiedono la copia in vinile dei nostri dischi, e quindi faremo uscire qualche cosa anche noi. Ed è un segnale molto molto bello, è sempre quel ritorno al vintage che noi ambivamo, speravamo. Figurati, noi abbiamo fatto il preordine di questo disco per fare all'ennesima potenza questo discorso del vintage con l'audiocassetta, e incredibilmente è andata fortissimo, cioè l'abbiamo fatta quasi per scherzo, abbiamo detto dai, facciamo la cosa, è legata agli anni 80, negli anni 80 c'era l'audiocassetta, facciamo sta cosa, no? Sai, sembrava un feticcio. Porca miseria, è stata richiesta tanto. Al pari, come una volta, per dire, compravano il CD e basta, adesso vogliono il CD autografato, non perché noi siamo dei fighi, ma probabilmente perché vogliono qualcosa che sia più raro, un pochino più peculiare. E secondo me il ritorno c'è per questo motivo. Ormai, tanto, se voglio ascoltare il nuovo dei Metallica o il nuovo dei Judas Priest, posso farlo in un click. Quindi avere la cassetta ti fa forse sentire un po' più fan della band, un po' più legato alla band, un po' più bello, secondo me. Ecco, quindi sì, mi sembra che stia tornando molto forte. E allora ti faccio una controdomanda, perché effettivamente tutti gli artisti vogliono vendere, tutti gli artisti vogliono che ci sia questo ritorno alle persone che comprano i dischi, ma tu li compri? Sì e no, nel senso che compro quelli che aspetto, no? Quando so che c'è quando è uscito il disco degli Halloween, l'ho preso, cioè assolutamente. Quando è uscito quello dei Maiden, l'ho comprato, perché a me quelle band piacciono. In più cerco di comprare sempre i dischi delle band che conosco, tipo le band underground che funzionano. Il prossimo disco che voglio comprare, adesso qui lo dico, è di una band italiana che secondo me spacca di brutto, e sono i Tesla Shamans, così come i From the Depth. Sono band che secondo me sono molto molto forti, e quindi sì, assolutamente sì, ma lo compro solo per il gusto di averlo, perché se devo invece ascoltare una band è ovviamente molto più comodo Spotify, quelle robe là, capito? Te la senti sul telefono, e sono abbonato a Spotify perché voglio assolutamente avere la possibilità di scegliere e ascoltarmi le canzoni tutte le volte che voglio. Quindi la compro digitale, sì, però in molti casi la compro anche fisica, perché soprattutto è un aiuto a una band se si tratta di una band underground, perché so cosa vuol dire, ma poi perché mi piace l'idea di avere qualcosa in mano. Non ho manco più il lettore CD in macchina, perché la macchina non c'ha più il lettore CD, va direttamente su Spotify, però io il CD lo compro uguale. Grande, no, te lo chiedo perché io sono tornato ad acquistare musica, infatti ho comprato pochi giorni fa uno stereo nuovo, quindi... Bravo, col piatto? Sì. Vedi, anche io ho fatto così. Vedi, ora lo vedo, scusa, non ci avevo fatto caso. Sì, guarda, ti dico, onestamente c'è un mondo dietro, e io al contrario, forse ecco, oltre a comprare la musica come facevo prima, ho anche un sacco di dischi sigillati, ho voluto invece adesso dire no, la voglio riascoltare tutta, anche al di fuori dello Spotify, e metterla... Ecco, vedi, io invece su quello pecco, perché per dire non riesco più a fare una cosa che facevo invece da ragazzino, cioè come si faceva una volta, sai, ti metti in camera, ti leggi il booklet, ti metti le cuffie e ti ascolti il CD, no? O la cassetta o il vinile. Adesso questo io non lo riesco più a fare, ma perché purtroppo per come siamo arrivati ai tempi in cui siamo arrivati,
È molto più comodo tenere le cuffie mentre guido o tenere le cuffie mentre sono in giro e ascoltare da Spotify. È Però difficile, io ho dovuto fare un ritorno al passato, intestardirmi nel volerlo fare, però ecco, garantisco, infatti era una cosa che tenevo a dire perché ho notato anche il riprendere il booklet, non so, i ringraziamenti, o anche quello che fate voi, insomma, che dentro c'è una cura dell'artwork, di Sì. quant'altro, i riferimenti, anche la stessa scritta che dicevi tu. Del sottotitolo, oggi ne abbiamo parlato, ma magari c'è chi anche oltre la copertina purtroppo non va, quindi sì, può essere un'idea, poi ognuno Lo fa so, sempre infatti come vuole. è molto difficile far collimare le cose perché da una parte magari c'è un interesse nel voler fare queste peculiarità e dall'altro vengono debellate da chi deve occuparsi della produzione come stupidaggini, ma guarda che non lo guarda nessuno, ma guarda che non lo considera nessuno. Però sei sempre lì, se ti piace, lo vuoi fare fortemente, lo fai. Poi, come diceva mia nonna, se volevi piacere a tutti, dovevi nascere Nutella. Io questo lo dico sempre, quindi sti cazzi. Cioè, se ti piace, te lo godi, se no, no, cioè, è un'altra cosa. Invece per dire la mia su questo argomento, sono un 90% Spotify e in base a innamoramenti di dischi che magari ho anche già sentito su Spotify, prendo poi il CD. Però devo dire che quando acquisto la musica fisica, molto spesso ho notato che non la sento prima, quindi vado proprio, mi era capitato poco tempo fa, non mi ricordo Cioè, tu quando, vuoi dire che prima non non ascolti ascolto su Spotify niente, un disco che vuoi? io magari leggo una recensione di quel disco e per qualche motivo, tra la copertina, tra che magari avevo già sentito il nome di quella band, tra migliaia di motivi, vado a pigliarlo senza sentire nulla nemmeno di dischi prima o Vedi, vedi, questo è già un eventualmente approccio di diverso. È grande. bellissimo perché è molto, cioè, vuol dire che lo senti proprio, ti ci immergi a 360 gradi. E Prima, come ho infatti visto il sono poi commento. dischi che mi piacciono perché li ho presi con la volontà di prenderli e vedere cosa succedeva e fino adesso almeno è andato bene, ho pigliato la discografia degli Atheist completamente a caso solo perché avevo capito che erano simili idee, ho fatto 2 più 2, mi piace uno, provo a ascoltare anche l'altro e è andata bene anche lì per dire. Vedi, Ma vedi, però vedi che cioè, ha valori quello che dicevamo prima, cioè la sì, musica certo. ascoltata come esperienza a 360 gradi. Prima vedevo il commento, il profumo del CD, del booklet, del CD nuovo, un rituale che non ho mai perso, cioè qualcosa che diventa qualcosa di me. E le maledizioni per togliere il cellophane, ecco. Sì. Esatto, quello bisognerebbe trovare un sistema per renderli più facilmente apribili, questo è vero. Il CD anch'io ci perdo sempre un sacco. Lì ancora di più i CD bene o male non si rovinano così tanto, ma caspita, il vinile di carta e di cartone, andare a togliere quel cellophane così sottile È con la vero. Quel cut. condanna. Però sì, è una cosa di cui, come vedi, abbiamo tirato fuori Comunque, tante vedi che guarda i persone. commenti, lo vedi, vuoi mettere Sì, il piacere di sì. avere tra le mani il supporto fisico? È proprio quello. Cioè, è di questo che è questo che mi dispiace, quello che dicevo prima, che non riesco a fare immergermi completamente come facevo una volta e godermelo a 360 gradi. Però la gente lo sta facendo. E questo lo Sì. può fare solo ed esclusivamente con un disco fisico. È un po' come dire, ti piace di più leggere il libro sul Kindle oppure sfogliarlo e tenerlo in mano. È vero che il libro è pesante da portare in giro, che ne puoi portare uno al massimo due, che devi tenertelo comunque in mano per assaporarlo. E sul Kindle è più facile. Però vuoi mettere quanto è più bello? Sa di, non lo so, sa di biscotti fatti in casa, non lo Io su questo posso darti, so. Voilà. diciamo che il Kindle io non ho mai saputo di famiglia, il Kindle non sappiamo nemmeno che cos'è. Vedi, vedi, scusa, non volevo, cioè, non era offensivo ovviamente, cioè, non volevo farti No, no, incazzare, no, però per dire nel però, senso che il fisico, cioè ti sto dando proprio lo ragione so, al 100%, che comunque come però vedi, fruisci le cose anche cambia. detto da te, che però dici che principalmente ascolti su Spotify, esattamente come faccio io, quindi qualcosa assolutamente nella fruizione è cambiato, cioè, è questo quello che è cambiato, la percezione della musica, forse perché siamo abituati ad andare di corsa tutti i momenti e quindi è più facile fare così. Però mettere il CD dritto quando lo trovi al contrario, ma no, questo è veramente extreme come cosa, però sì, ci sta. Abbiamo tanti, infatti è un argomento diciamo di attualità, ecco, ogni tanto mi piace parlare di quello che è l'attualità, poi
su band anche underground che appunto spesso anche insomma si lamentano giustamente perché oggi non si vende più niente, allora magari si fanno tante date per tirare su un po' di soldi e i concerti costano sempre di più. Noi viviamo la stessa cosa da giornalisti, diciamo, noi non ci arrivano quasi più le promo fisiche ed è un peccato perché anche in quel caso lì uno dice vabbè che ti frega, però non riusciamo a valutare sempre un prodotto finito che magari è fatto molto bene, è fatto in una maniera Proprio a certificata. riguardo a Ivan, ho chiesto qualche giorno fa i testi delle canzoni, proprio perché non avendo io a disposizione il disco, vabbè, io non avevo a disposizione il disco, ma non perché non me l'abbia regalato tu, perché ci No, mancherebbe no, ancora, ma no, no. semplicemente perché Allora, neanche su internet riuscivo a trovare in questo vedi? caso i lyrics, Questo è un quindi ho avuto plus dei perché per dire, noi problemi e mi perdiamo un sacco di spiaceva. tempo sulle liriche apposta, cioè i testi hanno una valenza importante per noi e Facciamo non una mi storia. immaginerei mai un disco che esce senza il booklet con i testi dentro. Perché anche con molta ipocrisia, facendolo sempre per tutte le band, io stesso. Ammetto che per la mia vorrei assolutamente soltanto uscite con il testo attaccato in qualunque modo, piuttosto anche nel digitale, però perché i testi per me sono importanti. Forse è arrivato il momento in cui le band troveranno il modo di far collimare queste due cose e uscirà un nuovo supporto. Che ne so, il digitale che invece che fa uscire solo il testo invece che l'immagine della band. Usciranno solo DVD per rendere la cosa ancora più a un livello superiore? No, non lo so, però qualcosa succederà sicuramente. Sì, anche perché poi appunto è un peccato che comunque è pur sempre uno sforzo creativo per cui una persona c'è stata dietro e se la Sì, musica uno la può ascoltare, il testo non per forza uno lo può capire, anzi, soprattutto se in ma inglese, anche se magari uno tanto poi il cavolo. cruccio rimane sempre a chi l'ha scritta la canzone. Il cruccio Certo, rimane a chi però l'ha scritta la canzone perché so per certo che tu hai ascoltato il di nonna, adesso so che hai letto il testo, ma se non avessi letto il testo io vi direi, cavolo, però potevi percepirlo di più, però magari sembro io un fanatico in questo modo, ma in realtà lo penserei sul serio. Però cosa fai? Cambi la testa delle persone? Ci sta, a ognuno il suo. va bene, allora abbiamo fatto 1 ora e 20, mi sa che abbiamo detto diverse cose, vedo che ancora insomma le persone sono state curiose e avete un'ottima fan base. Io continuo a bloccarmi di tanto in tanto, quindi non voglio parlare troppo perché Non prima o ti poi preoccupare, ricadrò. se vediamo che non ti blocchi da solo, ci chiediamo che cosa stia succedendo, stai tranquillo. Però no, guarda. È bello insomma parlare quello che cerchiamo di fare anche noi con il sito di dare spazio a band più o meno underground e comunque di far sentire la voce a chi vuole dire la sua in un mondo che sta per fortuna un po' anche ricrescendo. Anche oggi noi siamo forse meno considerati, meno rispettati perché non è appunto come prima. Quindi quello che si diceva, anche noi siamo penalizzati da giornalisti. Diciamo il nostro parere, delle volte il disco sta uscendo, c'è sempre la paura che il disco venga anche nomi molto grossi, insomma, che cominci a girare e quindi a volte la nostra voce arriva quando il disco o è uscito o sta per uscire e molto spesso mi viene a dire anche a certi discografici, è inutile che recensiamo noi quando le persone si Certo. possono ascoltare il disco, quindi per fortuna quello che cerchiamo di fare è farlo sempre un po' in anticipo o nella data di uscita, anche per chi non, magari non ha e non ascolta Spotify. E poi ecco, con queste anche interviste cerchiamo di, come dicevi tu, magari uno non ha potuto leggere il testo, non ha la copia fisica, benissimo, le interviste come servivano allora, ancora oggi, bene o male, danno quello sguardo in più alla band, quelle curiosità. Oggi addirittura, ecco, c'è questa innovazione, che è quello che dicevamo prima, di mandare in onda l'intervista in diretta e dire uno, ma però chissà se quella cosa poi. E allora c'è la possibilità, insomma, di fare la domanda direttamente con il tuo artista davanti, fare un saluto, dire una cazzata, come abbiamo detto tante, Sì, ma insomma. fare una battuta, però ci sta, però è quella cosa che secondo me ritorna sempre al discorso di che facevamo prima della voglia di ritornare a un aspetto più umano. Sì. Vogliamo forse
l'unico fattore comune in tutta questa situazione è che tutti vogliamo cercare in un modo o nell'altro di fare un po' un passo indietro. Secondo me questo è il grande urlo che sta dando la società oggi. Forse fare un passo indietro, non essere sempre così sui limiti dei tempi risicati, sempre fare tutto digitalmente per forza di corsa all'ultimo minuto. Forse è questo quello che realmente vogliamo, e da qui si legano tutti gli altri discorsi sul ritorno al vintage, ecco. In realtà ancora ci sono tantissimi commenti di persone che insomma, quello che diciamo noi così in argomenti, in pur parler, vengono tradotti poi in appunto quello che è l'idea di un'intervista del genere, a volte di o fare domande o anche dire la propria, appunto, ognuno ha i suoi modi di vedere le cose di quello che di cui noi Sfogliare in parliamo. macchina il pantone di CD, cioè, anche questa è storica, cioè, te lo ricordi quando giravi? Che cosa ascolto oggi? Vedi, è una fruizione di No, ma nuovo, è un po' più profonda fantastico. rispetto a quella che abbiamo oggi. Che salto nel passato, come mi sento vecchio, no, mamma mia. Ma no, non dire così, su. No, non mi buttare giù, Ivan. Non diciamo più queste cose anagrafiche. Ok, No, siccome in va redazione bene, siamo tutti diciottenni qui in realtà. ne parliamo spesso, infatti, in redazione. Almeno da quando c'è anche a me Vittorio, vedi, adesso lo dico in diretta, lo eloso in diretta, ma è giusto così, è giovanissimo, eppure per fortuna ha l'anima, quello che manca ai ragazzi di oggi che vedo è una cosa che Credevo stessi dicendo, è giovanissimo, però è vecchio dentro. Scusa, guarda, l'hai detto tu per non so che farlo non era questa dire a me. la cosa, però l'ho L'hai proprio sentita nella testa, quindi ho detto, allora mi ho perso il filtro. detto tu per non farlo Molto tirare, Elio Spiritese, devo dire, però. No, ma era un complimento. ma non era offensivo, giuro, però mi ma sembrava cioè. stessi proprio dicendo quello, ho detto, oddio, devo ridere o no? Sì, ce l'avevo dentro, guarda, era una cosa bellissima perché ho detto, caspita, sembra davvero uno con una gran passione. Oggi, sia nel. Noi io te lo dico per giornalismo, ma c'è chi anche come artisti, vedi, ci sono band nuove, però trovare dei ragazzini giovani che magari si ributtano a fare metal o che si appassionino al metal, cos'è, non è facilissimo ed è il motivo per cui molti si lamentano che ci sono le band, ascoltate ancora le vecchie band, certo, comunque magari giovani, giovani, giovani è più difficile trovarli, c'è un approccio diverso e quindi è normale poi Ma puntare su tanto, determinati nomi. tanto siamo sempre lì, anche ascoltare una band giovane è una band che sicuramente nella sua musica, quello che ti piace arriva da una band più vecchia, è sempre stato così. Quindi è Certo. naturale, è come dire, non, ascolto rock ma non ho mai ascoltato i Rolling Stone. Cioè, è una frase che non ha senso, capito? È sempre, comunque c'è sempre un pescare nel passato, diversamente giovani, esatto. Ok, dai, sull'ora e 27 direi che possiamo salutare i ragazzi a casa. Io come al solito invito quindi vabbè, tutti diciamo che sanno chi siete, quindi chi ci ha seguito grosso modo sa già il disco. Continuate a seguire le nostre interviste. Comprate il disco degli Skeleton se non l'avete ancora fatto e andate ai concerti, supportate la musica come volete, questo lo diciamo sempre un po' in fondo alle interviste, ma fatelo, che sia il concerto, che sia comprare il CD, la maglietta, insomma, l'artista va remunerato specialmente se vi piace, altrimenti è chiaro che un Ma anche se disco non vi piace, vi testiamo, sperimentiamo. piace, tutto sommato. Anche se non vi piace. Altrimenti va da sé che poi la musica, ecco, sparisce, i gruppi si stancano Esatto. e insomma non avremo più quello che potrebbe essere invece una nuova rivoluzione del metal, chissà. Esatto. Va bene, E vuoi bisogna dire qualcosa sperimentare, soprattutto. in chiusura, Tommy? Non ho capito, perdonami. Vuoi dire qualcosa tu in chiusura? Vuoi salutare Sì. qualcuno o ringraziare? Sì, ringrazio ovviamente voi, Heavy Metal Webzin, sia Ivan che Vittorio e tutti i ragazzi che ci hanno ascoltato per un'ora e mezza, quindi cioè, ci è voluto anche del coraggio fare questa cosa e restare con Potevano me per un'ora e mezza. riguardarsi Ritorno al futuro quasi, una mezz'oretta c'eravamo.
Esatto, tra l'altro ci sono anche i titoli di coda. Oh, sembra fatto apposta, l'abbiamo tenuto come marker, come timing. E poi volevo ringraziare assolutamente Scarlet Records per il supporto che ci sta dando sui dischi, su questo in particolare, ma su tutti i dischi che sono usciti con loro. E Eagle Nest Production, che è nella persona di Fulvio Trinca Colonel, che è il nostro manager. E tutti i ragazzi, anche gli Skeleton, che ho i ragazzi di Skeleton Italia, Gianluca, Mauro, Fabrizio, visto che è apparso prima, insomma, tutti quelli che ci stanno seguendo, tutti voi, ciao Fiorella, grazie, buonanotte. Quindi un grazie gigante a tutti quanti. Baci, baci. Cos'altro? Non so cosa dire. Siccome sono giovane, faccio questo. Esatto. Che cos'è un culo? Stiamo rischiando di cadere nel volgarissimo, quindi non farò altri gesti. Ok, ciao a tutti ragazzi e buonanotte, seguiteci su Heavy Metal Webzine per nuove avventure. Grazie Tommy, grazie Grazie a voi. Vittorio, ciao a Ciao. tutti, buonanotte.